Pultreffen Edition 2 è praticamente la seconda edizione del Pultreffen che abbiamo preparato l'anno scorso. Si tratta di una mostra statica di auto sportive, quindi diciamo prestate più per l'estetica, per gli impianti sonori o per le motociclette. Infatti posso dire che ci sono delle macchine stranissime. Sì, molto speciali, molto... Sembrerebbero da strada. Esatto. Infatti abbiamo ad esempio una Peugeot 206 col muso della Polo, il sedere dell'Audi A1, il tetto della Smart. Un pochino di Villa Luigi, che cosa propone? Allora, questa gli è una... eventi di quest'estate 2017? Questa è una bella location, è una location diciamo all'aperto, da vivere all'aperto, con un grande parco e una bellissima piscina. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo unito l'utile al dilettevole, abbiamo unito la nostra passione insieme alla location e abbiamo fondato questo evento. Villa Luigi è un resort in prima collina fra Villa Rosa di Martinsicuro e Alba Adriatica. Questo ci permette di essere un po' diversi dagli alberghi in prima fila sul mare, perché c'è un po' più quiete e quindi è più tranquillo, più riservato. A Villa Luigi possiamo venire ovviamente a dormire, ma potremmo venire anche, che so, a pranzare, a venire a fare qualche tuffo in piscina. Assolutamente sì. Villa Luigi è diciamo una location perfetta anche per banchetti, cerimonie, eventi, compleanni a bordo piscina. Tutto quello che si può immaginare si può fare qui. E soprattutto abbiamo un ottimo ristorante con uno chef veramente di serie A, che invito tutti insomma a venire a provare a mangiare, che dire, sia carne che pesce. A Villa Luigi, perché è una location fantastica, una piscina veramente da sogno e anche un'ottima cucina. Io intanto vorrei parlare anche con il responsabile dell'evento di oggi. Quando bisogna festeggiare, no? Tu sei, c'è tutto, Pietro e Paolo. E il nome è troppo lungo per la torta, e anche quando è l'onomastico è troppo lungo, anzi forse è meglio perché ci abbiamo due regali. Pietro, Paolo, Angelini, responsabile del tuning di oggi pomeriggio. Sì, io sono il presidente dell'associazione Extreme Power Tuning ASD, siamo in Val Vibrata e insieme a Simone abbiamo trovato questa location straordinaria e con la scusa abbiamo creato questo evento che io definisco tanto laborioso ma da tante soddisfazioni, ecco. No, posso dire la verità, c'è tantissima gente, anche nonostante non ci sia questo sole che spacchi le pietre, le persone ci sono. Il tempo non ci viene sempre a favore. Però posso dire, noi ci stiamo divertendo lo stesso, perché siamo belli freschi, ci
divertiamoci, guardiamo queste belle auto tutte un po' particolari. Allora, io tuning, ti volevo fare questa domanda. Sì. Io l'ho intesa sempre come la macchina, no? Passami il termine, scusa se te lo dico, un pochino tamarra. Noi passiamo per tamarri e alcune posso anche concederglielo il termine, però sono sempre comunque auto dove ognuno espone la propria passione, dove ognuno espone proprio anche da tutto il suo tempo, se stesso e tutto il suo tempo libero che ha a disposizione. Potremmo dire che per esempio, se io ho un tipo di carattere particolare nel vestirmi, mi vesto in una certa maniera. Invece chi è amante del tuning allora segue il proprio stile anche mettendo le mani sulla sua propria auto e la crea come un'opera d'arte. Infatti vedo delle macchine stranissime, molto molto particolari che non si vedono ovunque. Ogni macchina a sé. Ogni macchina a sé, ognuno se la personalizza e crea la sua opera d'arte. Margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? L'effetto di questa giornata è fantastica, il Villa Luigi è pieno di gente, vedo tanto divertimento, vedo tanti sorrisi sulle bocche dei bambini, delle mamme, dei nonni, dei papà, quindi io penso che è un evento che sia più che riuscito e sono contento così.